La chiesa della Beata Vergine è posizionata in via Cairoli e viene inizialmente edificata come chiesa votiva contro le peste per diventare successivamente sede dell'ordine francescano. Edificata nel 1640 come voto alla Madonna fatto dalla popolazione ovadese perché li liberasse dall'epidemia di peste del 1631, viene affidata ai frati francescani in quanto privi di un convento ed è per questo che la facciata si presenta con uno stile sobrio e semplice a forma di capanna con una sola navata e due cappelle laterali, con impianto architettonico corrispondente allo spirito dell'ordine francescano. Nel 1935, a seguito di un grave incendio che danneggia l'intero edificio, la facciata è dipinta a strisce orizzontali bianche e nere, due bifore in cemento e arricchita dalla presenza di un rosone centrale. All'interno si può ammirare un altare maggiore ligneo realizzato dai banisti lombardi verso la metà del Settecento, nella cui ancona è custodita una statua lignea policroma della Madonna con il bianco abito riccamente panneggiato che la fa risaltare dallo sfondo scuro dell'ancona, ai lati della quale si stagliano i santi Rocco e Sebastiano. Sono poste una di fronte all'altra due tele dipinte dall'ovadese Geronimo Buffa che rappresentano Gesù incoronato di spine e la flagellazione di Gesù e altre due tele sacre con Sant'Antonio e San Felice da Cantalice attribuite al genovese Giuseppe Palmieri. Nella vicina piazza si può vedere una piccola statua dedicata a San Francesco, fondatore dell'ordine.